Laboratorio Digital Jockey, DJ Spaziale, ospite il nostro DJ Bazooka e il suo NS7, uno dei primi in assoluto arrivati in Italia e puramente personalità già consumato perché ci lavora ovviamente tutte le sere. Notte. Allora senti Baz, facciamo ne è già stato parlato tanto ma non abbastanza, andiamo un pochino nel particolare qua. Allora, NS7 è un controller MIDI completamente compatibile in un monoblocco solo ed è uno dei primi controller MIDI completi di scheda audio multicanale, preascolto e tutto quanto, sì, che simula perfettamente il comportamento dei vecchi dischi di vinile. Allora, questo lo sappiamo tutti, mi fai vedere un attimino le cose che si vedono un po' meno nelle altre recensioni. Qui questo pannello frontale, esatto. Allora, è diviso in tre parti, c'è la parte che riguarda gli ingressi, la parte che riguarda la gestione del crossfader e alcuni altri interruttori controlli particolari, e poi c'è la parte del preascolto con cuffia, ovviamente, che può essere usata sia indifferentemente con la spina da 3,5 che da 6 mm, ci sono tutte e due. Funziona anche doppia? Cioè, volendo sì, anche due cuffie in parallelo, ovviamente la potenza si dovrà distribuire tra i due utenti, ovviamente. Vabbè, no, comunque sia, posso dirlo per esperienza che di volume qui ce n'è parecchio, esce con più di 4 watt di potenza per le cuffie, quindi c'è... Io che sai sono sempre un po' anticonvenzionale. Si sente, eh? Si sente che di volume non ne manca, eh? Diciamo che se uno vuole improvvisare una spia di fortuna attacca le casse del computer a quell'uscita. No, può essere comodo invece per avere magari il ragazzo che vuole imparare e gli si dà la cuffia in parallelo assieme a quella del DJ, così gli si fa sentire cosa si fa, cosa ascolta il DJ allora. Queste cose qua funzionano MIDI? Sì, funzionano, è tutto quanto mappabile in MIDI e tutti i marchi ingegni che funzionano qua dentro sono controllabili a loro volta anche dal MIDI. Quindi qualsiasi cosa, lucine, tasti illuminati, LED, V-meter, rampe, motori, sì, ma velocità. Siamo qua. Allora, io volevo semplicemente sapere se questi tasti, le scritte sono puramente imitative. No, tutte le scritte e tutte le didascalie sono state ispirate naturalmente al suo software proprietario, che è ITCH di Serato, ovviamente, e riporta, dato che si tratta di un software abbastanza completo, hanno praticamente personalizzato tutta quanta la console in funzione di quello che fa questo software. Ovviamente tutti questi tasti e queste regolazioni vengono chiamate con il nome che hanno all'interno allora, del software. Start, il fade start è praticamente una funzione che controllandolo con lo slider si può far partire automaticamente il giradischi oppure no. Diciamo una delle prime che si mappano perché è inutile. Sì, esatto, che si estolgono. Allora, poi il motor torque. Motor torque invece è praticamente se lasciare attivato o non lasciare attivato i piatti motorizzati. I motori dei piatti. Alcune persone preferiscono usarli liberi, sciolti. Esatto. Fase del contour. Esatto, serve ad invertire la fase del crossfader. Praticamente si può usare da destra a sinistra o nello stesso movimento da sinistra a destra. Si può invertire il suo funzionamento. Non attiva le curve. Le curve vengono gestite in maniera completa praticamente dal potenziometro che sposta la soglia di intervento e ovviamente le pendenze. Andiamo di qua. Questa è tutta la sezione degli ingressi. L'NS7 possiede internamente al suo hardware praticamente ha un ingresso ausiliario di input stereofonico. È un microfono. Il tutto regolabile sia in volume che in due bande di toni alti e bassi. Ecco, c'è da dire una cosa su quella sezione qui dell'NS7, funziona anche a computer spento, cioè si può attaccare il microfono, si rompe il computer, non dico che si blocchi il software, rompe, non funziona più, quella parte qui se la console è accesa sarà comunque usabile in qualsiasi modo. Allora, diciamo che quindi questi non sono mappabili. Questi non sono mappabili perché non fanno parte assolutamente della configurazione la parte analogica.
Il discorso che non esattamente analogica, passa comunque per le schede audio interne e tramite alcuni software particolari si può gestire anche qui latenza, ritardi, risposte e parametri vari. Allora, invece sulla parte frontale, esatto, abbiamo l'alimentazione. Ecco, c'è l'alimentazione, un cavo normalissimo, esatto, un cavo VDE, ovviamente 220, le versioni europee vanno con la nostra corrente, l'interruttore di alimentazione. Dall'altra io parte invece il mio viaggio perché esatto, sono la cosa che più interessante, la cosa più interessante di tutti è che le uscite audio della NS7 sono tre di linea, ci sono anche due belle spine Canon da pannello da cui si preleva davvero un segnale audio molto molto potente con una dinamica estrema, pronto per essere amplificato dai sistemi più esatto, sofisticati. Quindi la scheda audio interna è fatta come si deve, XLR su RCA, RCA. Ci sono delle RCA dedicate alla boot, esatto, che volendo con alcuni software si possono controllare anche in maniera differenziata. Poi c'è la sua bella presa USB per essere collegata a tutti i calcolatori elettronici del mondo, non si fanno distinzione computer, Mac, e Linux, poi c'è Windows, questa staffa e che poi è c'è serie. Un leggio, esatto, un leggio di serie, adesso qui speriamo di non ribaltare tutto. Okay. Ecco, che fa parte integrante del telaio della console, si può dividere in tre pezzi, esatto, sì. Ci sono dei suoi pomelli a vite, si può montare, smontare e trasportare quindi senza problemi e ci sta tranquillamente qualsiasi computer dai 10 pollici sino ai 24, è capace di reggere un bel 20 kg tutta quella struttura qui. Cioè, uno potrebbe anche metterci una tastiera MIDI e tenere portare sì, 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 qui praticamente okay. C'è solo il problema di leva che non ti ribalti tutto, ma comunque ecco, lo regge e se lo mangia a colazione qualsiasi carico meccanico che ci si può mettere. Allora, sotto. Velocemente guardiamo invece come la, dopo andremo sulla pesa, vediamo come l'ha pensata Numark. Cioè lui in maniera Numark, molto classica. Allora, partiamo dalla parte mixer. Due deck e allora, un mixer. Crossfader, fader dei volumi, interruttorini vari per gestire questo il V-meter. Cos'è questo interruttorino? E serve praticamente per gestire il V-meter, ti può dare l'indicazione separata di ogni canale oppure l'uscita generale, come vedete segue il volume d'uscita generale, qui si può avere la visualizzazione che si vuole, alcune spie anche per far vedere quali e quante funzioni si possono accendere o spegnere appunto tramite software e compagnia, esatto, una spia di alimentazione, una che ti indica se è collegata la porta al USB, no, beh, più che se è collegata all'USB, se dialoga, esatto, se dialoga, se c'è contatto con software e driver, allora, e il sistema giusto. Un pochino diverso la gestione della cuffia del, esatto, del preascolto. Del preascolto, esatto, si può scegliere, c'è uno slider che volendo per i videomixatori più vorrendo possono anche mapparci un eventuale crossfader video alternativo, però okay. Comunque sia, con uno slider orizzontale si può gestire il preascolto di un canale, dell'altro, oppure si può commutare tra l'uscita generale e l'uscita che si allora, attiva. Poi la parte del controllo di toni con tanto di gain, ci hanno due controlli di volume per il boot e per il master. Okay. E poi una serie di tasti illuminati per controllare la navigazione tra le varie tracce, tra i vari file che si possono per il browsing e un knob che va a micropassi, a microscatti, che fa anche da pulsante, da push, esatto, per la selezione, esatto, è tutta una serie di pulsanti che hanno tante varie comode funzioni. Analizziamo un attimino la parte del tech, tanto sono uguali. È stata pensata come un giradischi classico, più o meno ingombra come i classici player blasonati della Pioneer, i più professionali. Allora, sistema play, qui non è, i tre tasti in gamma non è il play, pause che possiamo trovare su un SDX, play, pause, Q, ma in realtà qui c'è un play, pause, Q e sync. Quindi esatto. Questa sarebbe una modalità Pioneer di gestione del play pause, pensate inizialmente.
Poi loro avevano pensato di avere qua 5 hot cube. Esatto, anche mappati, questi mappabili con un pulsantino per poterli gestire e cancellare. Creare, cancellare. Allora, parte pitch. Esatto, molto lunga, molto, molto precisa, anche perché usa la tecnologia 14 bit e di conseguenza è molto, molto precisa. Il piatto ovviamente con il loro bel disco messo sopra che riproduce in dimensioni e tutto quanto un 45 giri. Ok. Dove poi si usavano una volta. Attivazione del keylock. Keylock, range del, legato al pitch ovviamente. Un sistema per invertire il senso di rotazione del disco in maniera totale o anche temporanea volendo. Poi abbiamo i famosi stop time e esatto, start time. Esatto, pensati all'inizio per regolare le risposte meccaniche della partenza e freno. Diciamo che sono due potenziometrini preziosi da mappare. Esatto, per le si può usare in tanti modi. Poi abbiamo una strip search. Ecco, pensata all'inizio per poter navigare all'interno della traccia che si sta liberando con questo deck, ma qui abbiamo trovato tanti begli scopi alternativi molto più comodi e utili. E poi tutta una serie di pulsanti per poter gestire i loop. Allora, parte di loop, esatto, qua, possono essere automatici, possono essere anche manuali. E questo sì, esatto, si prestano a tanti scopi. Ok, volendo guardare non manca niente. Allora, fine della prima parte. E dopo ci